Bene, bene amici, ben ritrovati. Oggi andremo a disegnare il Tengu. Vediamo un po' di fare un livello, questo qua lo usiamo come linea, come bozza. Del Tengu, andiamo a disegnare il Tengu. E tu? Stai facendo qualcosa? Sì, sì, sto appena fatto un video. Buona. Guarda, sto andando a fare due passi. Allora aspetta un attimo che qua lo rimpiccio disco un attimino. E ci va il coso in testa. Ciao qua. Vieni? Dopo. Ok. Ok, lì ci va il coso in testa. Thank you.
vediamo un po' questa funzione di andare a modificare questo. Adesso lo andiamo a abbassare un po' di livello e lo ridisegniamo bene.
Adesso lo voglio fare con un bordo bello spesso, il bordo esterno. Poi per il bordo interno prenderò una misura un po' più piccola. Bene, adesso vado a prendere una penna molto fine, ecco qua. Sì, lì non lo faccio perché vedo che confonde un po' le idee. Colpetto di sfumatura.
sulla sfumatura, abbiamo messo quello lì, adesso andiamo a fare un nuovo livello di questo e gli mettiamo dentro il rosso. Ah. Non avevo fatto i conti con questo qua che è aperto e quindi adesso andiamo a chiuderlo. Queste parti qua è aperto e vado a fare un chiudere. Dovrebbe essere l'unico punto. Sì. Ecco fatto. Qua anche. Molto bene. Spezione. Gli diamo una sfumata. Poi prendiamo l'arancione e diamo un'altra sfumata. Oh, scusate. Rosso, come metterlo, che mi sono dimenticato. Beh, molto bene. Beh, direi che comincia a prendere forma. Diamo un po' di colore qua. Ecco fatto. Allora possiamo addirittura dare un po' di bianco, un po' di bianchetto.
Ecco fatto. Ecco fatto il tengu. Bene amici, spero di avervi fatto passare qualche minuto piacevole e vi do l'appuntamento al prossimo video. Al prossimo video, ragazzi. Mettete un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Grazie. A presto. Ciao.